una sorta di grande ristorante diffuso, in realtà distribuito tra 30 locali della città. In epoca Covid, Brodetto Fest non si arrende, anzi rilancia, e lo fa con una formula tutta nuova per concludere degnamente la stagione estiva fanese. La 18ª edizione del grande evento dedicato al piatto simbolo della tradizione marinara andrà in scena dall'11 al 13 settembre, coinvolgendo diversi ristoranti del centro e della zona mare. Un'edizione completamente nuova, anzi siamo stati costretti a rivedere una edizione del Festival del Brodetto che doveva essere una delle più importanti, era già tutto pronto per fare questo festival, la 18ª edizione, nel weekend del 1 maggio, 30 aprile 1 maggio, era tutto pronto, tutto è saltato per evidenti motivi e pertanto ci siamo ritrovati a dover prendere delle decisioni in pochissimo tempo sullo svolgimento di questo festival. Prima di tutto pensare alla sicurezza di chi verrà al festival in qualsiasi modo, sia ad assistere a un talk show oppure ad assistere a uno dei cooking show che comunque saranno fatti all'interno del Pala Brodetto. La grande novità è quella di aver favorito i ristoratori, non potendo fare assembramenti al Lido, che è, ripeto, il cuore del festival, non potendo fare assembramenti abbiamo deciso di sostituire la parte gastronomica facendola effettuare ai nostri ristoratori. Hanno aderito, hanno risposto all'appello di Confesercenti 30 ristoratori fanesi, saranno collegati da un bus navetta che abbiamo chiamato il Brodetto Bus, saranno tutti collegati, perciò il pubblico, chi vorrà entrare in uno di questi ristoranti a mangiare il brodetto, sarà accompagnato da un bus navetta che nei 3 giorni del festival, dall'11 al 13 di settembre, accompagnerà tutti i visitatori, collegherà il centro storico a Sassonia e Lido. Tutto pronto dunque per questa kermesse rinnovata che aprirà ufficialmente i battenti venerdì 11 settembre alle ore 19 al Lido di Fano e che non farà di certo mancare le consuete degustazioni di pesce, ma anche i cooking show con i più grandi chef e i laboratori per bambini. Ci sarà persino un'escursione in barca, il tutto rigorosamente su prenotazione. Confermati i grandi personaggi che contraddistinguono il festival tutti gli anni. Dall'11 al 13 settembre avremo tanti appuntamenti al Pala Brodetto, che si sposta un po' più verso nord, ma restano i contenuti, quindi grandi personaggi come Cristina Bauerman, chef stellata, gli chef del Gambero Rosso, quindi Max Mariola e Giorgione, avremo Ernesto Lombardo e tanti altri personaggi. Sul palco centrale, che anch'esso si sposterà in una zona più verso nord, alla cavea del Lido, avremo i talk show con Federico 40, e quindi i grandi ospiti che avremo all'interno dei cooking show, poi li ritroveremo la sera per un talk show, per un incontro. Avremo anche dei personaggi legati al mondo del vino, avremo Paolo Brunelli, che è un gelatiere molto, molto importante, che ci presenterà un gelato molto particolare al gusto di casciotto d'Urbino, e poi molto importante lo spazio bambini, Brodetto and Kids, che si conferma anche quest'anno con tante attività, ovviamente tutto nelle normative, nel rispetto delle normative e del distanziamento, quindi tante attività, spettacoli e con il professor Corrado Piccinetti la parte didattica dedicata ai bambini, che potranno così conoscere il mare e i pesci che frequentano il nostro mare Adriatico. Una novità di quest'anno è l'uscita in barca che faremo, le due uscite in barca che faremo sabato 12 mattina alle 9 e alle 11, ci sarà un'uscita accompagnata sempre dal professor Corrado Piccinetti, che ci porterà a visitare gli allevamenti di cozze, e assisteremo anche probabilmente all'estrazione delle vongole da parte di una vongolara. Quindi uscita in barca sabato 12 mattina alle 9 alle 11 per conoscere ancora meglio il mare e il nostro porto.